Io sono ancora intento a capire il mercato dove vuole andare. Devo essere sincero, perché il FTSE MIB continua a stupirmi, nel senso che riesce ogni giorno a triplare quello che eventualmente possono essere le prese di beneficio. Abbiamo assistito praticamente ad un ritorno su un supporto che è un'ex resistenza dei 34,3, da qui ripartire bene a razzo. Ovviamente razzo fa anche rima con qualcos'altro e vedremo se questa resistenza dei 34.700 punti sarà una resistenza che sortirà qualche effetto negativo. Però devo essere sincero, nonostante la mia verve, la mia indole rialzista, faccio fatica a credere ancora a questo rialzo che comunque sarà tendenza ancora per molto tempo. L'operatività di breve è un short proprio a 34.700 punti, con stop loss a 34.900, per andare a, diciamo così, comprendere se effettivamente questa barriera dei 34.700 punti è forte. Il take profit attorno ai 34.250, che praticamente è all'incirca l'engulfing che tra virgolette si è creato ieri. Dico engulfing tra virgolette perché di solito l'engulfing li troviamo sempre o reversal down alla fine di una salita o reversal up alla fine di una discesa. Ieri c'è stato questo engulfing un po' sporchino su un supporto di quello dei 34.100 punti. Quindi a me fa specie vedere la forza del mercato, fa specie vedere momenti distributivi che vengono completamente disattesi. Però, ripeto, il trader ha sempre torto, il mercato ha sempre ragione.